Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono. Pronto? Pronto? Sì. Con chi parlo? Io mi chiamo Biagio. Allora, Biagio, quando siete nato? 21-4-53. Tua moglie quando è nata? Ah, oh, oddio, non la ricordo bene la data. Come? Aspetta. La data precisa? Sì, aspetto. Qua, oggi sì. Mi state facendo dannare. No, tutte no. Queste telefonate strunze. No, non sono stronze, sì, io sto in macchina. Quindi... Ma tu stai sentendo quanti tradimenti? Sì, come no. Ragazze che fanno le corna. No, no, questo non esiste a me. Quanto sei nato tu? Io 21-4-53. Sei un pesci? No, toro. Ah, sì, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata? 20... Voglio però te muovere, Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando. Figlio mio, e muovetelo poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno, no? Mamma mia, che guai. No. Voi avete a che fare con il denaro, verità? 59 novembre. Bravo. 20, 59 novembre, esatto. 20? 59 novembre. No, aspetta. 20. Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11? Sì. 29 e 11? 20. Ho capito. Novembre. 20, 11? 20, 59 e novembre. Andata a voto stesso. Prim, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu allora, hai rovinato il turno. 20, 20. 11, perché è novembre. Sì, 11. Perché dicembre è 12, 50, figlio 50, mio. 59. Bravo. Che vogliamo vedere... Ma io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro. Perché allora è inutile che me dai a dare tua moglie a bilancio. No, io ve l'avevo detto prima, poi mi hai visto se sta... Chi porta? Io vedo quanti trasporti. Sì, sì. Tu trasporti? Sì. Vai a Nancy e vai a Reta. Tu sorridi, che le avano tanto? È la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina, giuro lei è una persona simpatica. Giuro, no, mi dici una verità. Come no? Gennaro D'Aurea, lo vuoi bene? Sì, ascolto la verità. Ora io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè, io tengo le carte, sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni, figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua, che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capisci a me? Cioè quel fatto succede più? Per esempio, prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina. Sì. E sta succedendo più? No, adesso non sta succedendo più. Gennaro D'Aurea è grande oppure no? Sì, no, è vero. Sapevo queste cose? No. Io è la prima volta che la chiamo, Da dove chiami? Da Sparonese, provincia di Caserta. Ti voglio molto, molto bene. La ringrazio. Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco. Allora ascoltami, i soldi sono pochi, quello è un problema, tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi, cioè un lavoro c'è stato però i soldi sono pochi. Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, in un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più. Però è vero, no? No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi. Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua? Sì. Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico, però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo? No, la verbena del bagno sono andato un po' spesso su queste oggi perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male. No, perché ma non è... un po' di liquido in più, perciò. No, al bagno sono andato oggi, passato. A che ora sei andato in bagno? Dopo mangiato, perciò... No, dicevo io, un po' più liquido sei andato. Sì. Stai attento a quello che mangi,
Ho mangiato un po' di frutta fritta qua che ho comprato. Ok, paese, che festa c'è? Fammi capire. È una piccola festa qua di paese. Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è? È una Madonna. Che Madonna è? La Torello. Madonna del Torello. Scusami, tu sei a Caserta? Provincia di Caserta, un paese. E come si chiama questo paese? Spanolite. Beh, che Madonna si festeggia. Lì a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei. Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così. Ah, ecco. Ecco, una piccola festicciola, così, non è? Ah, ecco. Ieri sera ho comprato un po' di frutta. No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culo. È vero, proprio. Mi dispiace proprio questo fatto. No, ma è una cosa che già fa, sai. E lo sai. Perché il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato? No, niente di particolare. Ieri si era comprato un po' di frutta secca, diciamo. Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, un melo mousse, questa roba qui? No, 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 questo non lo piace. Vabbè. E allora, Gennaro, il lavoro come... Andrà molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito, perché no. È la santa che è la femmina che ti ha avanzato, non è una puttana, ma è una grande santa, è beata a te che tiene una moglie così brava. Mi aiuta sempre al lavoro, mi serve la quella ti vuole bene, che lavoro senza te? Che segno sei? Io sono del Toro. E ti vuole... guarda, non potevi trovare il meglio, Tua moglie ti vuole bene. È vero, questo è vero, Gennaro. Non è una puttanella, capisci a me? No, scusami, lo so che ti dà fastidio. No, figurati, Gennaro. Mi devi scusare. No, però. Ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna, perché tu vuoi bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore, auguri. E la ringrazio. Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami, con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso. Io in questo momento sto proprio a Spanolite. Io sto tanto agitato. Sto a Spanolite, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche... Mi è piaciuto quel suo... Quella, no, io sono sincero. Quella, io sono sincero. Quella ragazza prima che... Figlio mio. Mi è piaciuto, che voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto simpatica. Ma quella l'ha conturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la... E dice le cose veramente... È chiaro. Allora, lei è stato molto... Ha fatto l'amore nella boscaglia, ma tu non sai, lei ha spogliato lui. Madonna, che donna. Guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo. L'ha distrutto l'originale. Madonna, povera donna. Ciao, un bacio. Oh, grazie, ciao, ti richiamo. Ci vediamo alla prossima. Senz'altro. Ti voglio bene, ciao. Bene, a me dispiace di quella persona di Montoro, perché avrei voluto, vabbè, vediamo chi è.